Fatta turchina, guarda, io mi sento male, ragazzi. Che bel di Dio, burca, voglio la mia mamma. Come mai, tutta vera? Toccare per credere. Vai, fra un minuto ve lo so dire io. Se hai bisogno d'aiuto, chiamaci, Siamo a disposizione. Ricordo. Dove vai, Carlo? È di punta. Sì, è andato a pesca. Sì, a pesca. Di passera. Miseria. Senta, senta, per favore, sorrida su per la stampa. Mai visto un viso così interessante e formidabile. Là, ecco, là, ecco. Adesso magari ne facciamo una di schiena, Così. Porca, così in prospettiva è una meraviglia. Là, che bellezza, voi. Così. Ciao, Carlo. Scusami, sto lavorando. Ma come, te ne vai? Sì, sì, lo so, ti chiamo stasera. Sono venuta d'accordo. Per te, mi lasci sola. Lo vedi, ho da fare. Ti aspetto. Ecco qui, signorina, il suo pompelmo, va bene? Lei desidera qualcosa? No, no, niente, niente, sono qua in servizio. Da allora la vuoi smettere? Mi stai seccando. La natura mi affascina. Il tuo concetto di natura è alquanto osceno, direi. Ma perché non vuoi che ti fotografi? Dai, su, su, dai. E metti giù le mani. Ma guarda che anche di profilo non sei niente male, sai. Non c'è proprio niente da nascondere, mi sembra. Questo lo so anch'io, è già da un pezzo. Ma tu piantala. Vabbè. Però non sai quello che perdi. E cosa perdo? Di solito le ragazze fanno follie per essere fotografate da me. Perché? Non hai mai sentito parlare di Harper's Bazaar, Vogue, Elle? Sì, ma che c'entra? Sono le più grandi riviste di moda del mondo. Io lavoro per loro. Io penso che la fotomodella la farei benissimo. Ah sì? Sei sicura? Benissimo. Bene, bene, ecco. Vediamo un po'. Dunque. Beh, sì, intanto sei un po' grassina qui a mezza altezza. Ma come? Senti, vieni che ti porto in un bel posticino, E quale posticino? Vieni, dai, alla sauna. Quello che ci vuole per te. Fa bene alla salute, ti disintossica. E dai, muovi questo bel letto, dai.